Sono carico di gioia ed emozione perché mi trovo nel cuore della straordinaria città di Vittorio Veneto. Mi sembra quasi nell'aria di sentire le parole armoniche del Da Ponte. Mi sembra di veder passeggiare per questa piazza il Sansovino che in qualche maniera dialoga animatamente con Tiziano Vecellio. Sì, perché queste grandi personalità dell'arte, della musica, del Rinascimento hanno frequentato questa città, tanto che all'interno del Duomo di Vittorio Veneto è conservata una pala di Tiziano Vecellio. Vittorio Veneto nasce dall'unione di Ceneda e Serravalle. Questo accade nel 1866 e prende il nome proprio dall'allora primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II. La giunta di Veneto arriva nel 1923, questo a ricordo della vittoria della Grande Guerra che si è chiusa proprio qua. Serravalle è stretta tra i Monti Cucco e Mercantone e il paesaggio è davvero tra i più belli del Veneto. Questa è la capitale delle Prealpi Trevigiane. E poi Ceneda, importante perché per mille anni è stata sede vescovile di quelli che un tempo furono i Vescovi Conti. Devo dire che anche per gente come me, che non è così avvezza alle due ruote, beh, un bel giro che può portarci per esempio al Bosco del Cansiglio, può farci percorrere l'antica via Alemagna che collega Cortina a Venezia, ma soprattutto in maniera molto semplice si può fare un tuffo all'interno della bellezza storica di questi luoghi, mangiando magari un piatto tipico delle zone o bevendo uno dei quei vini che tanto è in auge in questo momento. Sì, perché il comune di Vittorio Veneto è inserito all'interno del contesto dei patrimoni UNESCO dell'umanità. Siamo al lato più impegnativo di questa edizione dell'Adriatica Ionica Race, la seconda frazione da Vittorio Veneto a Cima Grappa. Arrivo in salita, molto impegnativo, partenza dalla straordinaria Vittorio Veneto, ci si va a scaldare le gambe salendo verso il Combai, dopodiché le strade bellissime dal punto di vista paesaggistico dei castelli asolani con Asolo appunto e Monfumo, per poi arrivare dopo 148 chilometri a Cima Grappa. È la tappa più impegnativa, la tappa che molto probabilmente andrà a delineare anche le forze in campo. Gli ultimi 18 chilometri per arrivare a Cima Grappa dal versante di Semonzo sono chilometri molto impegnativi. Tutti gli appassionati veneti e non solo conoscono questa straordinaria salita che chiaramente andrà a delineare le gerarchie di questa edizione dell'Adriatica Ionica Race. Andiamo a scoprirle insieme. E qui, dopo pochi chilometri dalla partenza da Vittorio Veneto, si sale a Cadelpoggio. Cadelpoggio ormai diventata una salita, un tratto di percorso famosissimo, questo strappo, questi 2000 metri scarsi, con pendenze intorno al 20%. Siamo in cima al muro di Cadelpoggio. La seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race passa in cima al mitico muro di Cadelpoggio. Dopo il Giro d'Italia, dopo tantissime gare internazionali, dopo le due Gran Fondo principalmente più evocate per il nostro territorio, passa finalmente l'Adriatica Ionica Race. Cima di muro di Cadelpoggio significa cuore delle colline del Prosecco, significa che da il 7 luglio del 2019 Patrimonio dell'Umanità e grazie anche a queste grandi competizioni che riusciamo a dare di nuovo slancio alle colline per quello che sarà sicuramente un futuro pieno di tantissimo turismo legato al cicloturismo. Quindi un grazie a questa bella manifestazione che ancora una volta ci regala il grande ciclismo. Sono davvero emozionato per essere salito a Cima Grappa, a oltre 1700 metri di altitudine, in questo complesso montuoso così importante per tutto il nostro paese, perché come sappiamo è stato teatro di uno dei più terribili conflitti, la Prima Guerra Mondiale, e funzionava un po' da cerniera
perché qualora gli austro-ungarici avessero sfondato, conquistato questa vetta, avrebbero poi dilagato in tutta la pianura veneta. Ma è un luogo importante anche dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. La natura qui è trionfante. I sentieri che portano a questa cima sono molteplici e ci permettono davvero di vivere la biosfera che a breve sarà poi protetta proprio dall'UNESCO. A indicare l'importanza di questo luogo, alle mie spalle il sacrario di Cima Grappa, costruito su cerchi adagiati uno sull'altro che compongono una gigantesca piramide. Fu inaugurato nel 1935, progettato dall'architetto Grespi e dallo scultore Castiglioni, ed è simbolo di rimembranza per ricordare sempre il monito che ci ha lasciato quella grande tragedia che ha coinvolto il nostro paese dal 1915 al 1918. E stando qua e pensando alla bellezza che si gode raggiungendo questa cima, passando attraverso paesi meravigliosi come Possagno, correndo lungo la pedemontana con la bicicletta e visitando alcuni luoghi che rappresentano non solo il Veneto dal punto di vista paesaggistico e storico, ma l'Italia tutta. Mi piace ricordare le parole di Ernest Hemingway, che ha scritto nella sua stessa prefazione ad Addio le armi, e diceva: le guerre sono combattute dalla più bella gente che c'è, o diciamo pure soltanto dalla gente. Quanto più ci si avvicina a dove si combatte, e tanto più bella è la gente che si incontra. Ma sono fatte, provocate e iniziate da precise rivalità economiche e da maiali che sorgono a approfittarne. Dopo aver attraversato le meravigliose colline di Asolo, di Monfumo, meravigliose per il paesaggio, ma immagino i corridori che percorreranno invece a fortissima andatura, siamo a Semonzo, si svolta a destra e si inizia a salire verso il traguardo di Cima Grappa, 18 km e 500 metri di salita, il versante più impegnativo che porta a Cima Grappa, appunto quello di Semonzo, oltre 1500 metri di dislivello da superare per arrivare in cima al Grappa. Salita bella tosta, senza dubbio sarà la giornata cruciale di questa edizione di Adriatica Ionica Race, seconda tappa, quella più impegnativa, quella più dura, con l'arrivo in salita proprio qui a Cima Grappa. Bene, io sono arrivato, io ho già dato tutto, l'appuntamento è per il giorno della tappa.